Macchinette, lotterie e scommesse, la ludopatia è un business che non conosce crisi ed è diventata in Italia un'autentica piaga sociale. Solo a Napoli sono più di 2.000 gli esercizi commerciali che offrono slot e giochi d'azzardo per un giro d'affari in Campania di 9 miliardi di euro all'anno. Il sindaco De Magistris è intervenuto sul tema in occasione della presentazione del libro della Iena Nadia Toffa, Quando il gioco si fa duro, tenuta ieri alla Feltrinelli di Piazza dei Martiri. Noi ci siamo schierati non solo con la cultura e con le parole contro un fenomeno un po' sottovalutato, quello della ludopatia, ma ci siamo schierati anche con una delibera, pur essendo le competenze comunali ovviamente limitate, perché riteniamo che si debba far crescere la sensibilizzazione contro questo fenomeno che colpisce anche molto i giovani e che diventa una vera e propria dipendenza, anche quello per incentivare invece gli esercizi pubblici che non installano giochi illegali e giochi d'azzardo e cercare invece di colpire chi in qualche modo crea questi fenomeni di dipendenza. Quindi grandi campagne di sensibilizzazione insieme alla Lega delle Autonomie, anche momenti di dibattito che si apriranno in città, e abbiamo anche chiesto attraverso i finanziamenti sul PON legalità di poter avere risorse per incentivare il contrasto alle forme illegali di gioco d'azzardo. Il libro, edito dalla Rizzoli, nasce da un'inchiesta realizzata dalla Toffa per le Iene, che nei mesi scorsi hanno realizzato uno spot contro il gioco e le slot machine che ha coinvolto molti sindaci d'Italia. Ogni giorno, sotto casa tua, c'è una nuova sala slot. Non fa bene a nessuno. Non fa bene proprio a nessuno. È soltanto un segno di inciviltà. Basta con le slot. Basta con le slot. Basta con le slot. Riprendiamoci le nostre città. Credo che ci sia davvero una mancanza di informazione rispetto a questa patologia che è legata al gioco e mancanza di informazione proprio sull'educazione al consumo sul gioco d'azzardo. Noi stiamo assistendo a un fenomeno dilagante di giochi nuovi che negli ultimi 10 anni insomma stanno spopolando, si potrebbe giocare 24 ore al giorno e quindi credo che sia fondamentale fare educazione al gioco, ai giovani, sto andando nelle scuole a parlare con loro, ma anche alle persone adulte che devono davvero cambiare il proprio approccio alla scommessa, che non è assolutamente negativa di per sé, perché non è sbagliato sognare di vincere, ma bisogna un pochino rivedere i propri investimenti.